La notizia è che la giunta regionale, su proposta dell'assessore allo sviluppo economico Guido Guidesi, ha stanziato 3,8 milioni di euro alle imprese delle aree interne lombarde. Ne parliamo con Johnny Gritti, presidente di Confartigianato Imprese Sondrio. Buonasera. La notizia nuda e cruda è questa, e lei ci deve dire tradotto cosa vuol dire. Cominciamo a portare, diciamo, in evidenza che la Regione Lombardia ha stanziato 10 milioni soltanto per le imprese artigiane, per cui un'attenzione credo importante verso questo settore. 3 milioni 8 specifici proprio nelle aree interne, per cui stiamo parlando di Alta Valtellina e Valchiavenna, resta escluso, diciamo, un po' la parte bassa, per cui il Morbegnese e Sondriese, però questo credo che sia effettivamente una sensibilità, un'attenzione da parte della Giunta regionale e del Consiglio regionale per poter certamente dare quel sollievo e quell'aiuto che in questo momento può servire alle imprese che stanno uscendo dalla pandemia. Credo che questo sia fondamentale. Poi certamente, se andiamo a vedere e a traguardare effettivamente quali sono gli elementi specifici su cui poi si può sfruttare questo contributo, che è un contributo al 50%, perché anche certo, dei limiti arriviamo credo fino a 40.000 euro di intervento fatto dalle imprese, credo che effettivamente sia importante sotto questo aspetto. Ci sono effettivamente alcuni punti basilari, per cui dalla transizione digitale alla transizione green, poi se vogliamo parlare un attimo di green, credo che effettivamente sia fondamentale oggi permettere e agire sotto questo contesto, perché anche nella nostra provincia stiamo effettivamente constatando delle grandi difficoltà in alcuni settori. Però credo che sotto questo punto di vista si possa lavorare, poi nulla toglie, ma credo che sia uno degli elementi, ma credo che oggi sia fondamentale, e penso che anche tu Paolo lo possa condividere, la sicurezza sul lavoro, certo, che effettivamente è un tema non indifferente. Tu ci hai portato sul tema della sicurezza sul lavoro, perché i dati che negli ultimi 6 mesi abbiamo avuto ben 538 morti, un dato terrificante, ma lavoro e sicurezza non possono andare d'accordo, non possono condividere, fanno così fatica ad essere due facce della stessa medaglia. Io non credo, io sono convinto che si debba lavorare sotto questo aspetto. È chiaro che i numeri crudi ci fanno evidenziare qualcosa di diverso. Posso soltanto, diciamo, rappresentare che fino all'anno scorso per me erano 2 morti al giorno, oggi siamo arrivati a 3. Che erano già tanti. Che erano già troppi, non tanti, troppi. Credo che sotto questo aspetto si debba lavorare molto con la formazione, e credo che noi come provincia lo stiamo dimostrando, come Confartigianato, come ANMI, nell'aver lavorato e nel continuare a lavorare nel contesto delle scuole. Anzi, in questo momento devo ringraziare Emilio Giacomelli, perché si sta muovendo come presidente regionale in un contesto di portare il nostro progetto, cioè quello che noi ci siamo inventati qua, su tutto il livello regionale, e anche il Consiglio regionale stesso ha in questo momento volontà di voler diffondere questa formazione. Però dobbiamo lavorare molto nel contesto della sicurezza, e permettimi di poter dire una cosa: i nostri imprenditori non sono imprenditori che sono seduti dietro una scrivania, ma sono imprenditori che lavorano con i propri dipendenti, con i propri collaboratori, per cui sono anche loro a rischio di questo, per cui dobbiamo in qualche maniera certamente intervenire e cercare chiaramente di smorzare tutta questa situazione, che effettivamente non può più essere, diciamo, applicata oggi. 3 morti sono troppi. Cosa serve ancora alle nostre piccole imprese, ai nostri artigiani? Credo che in questo momento sia necessaria soltanto una sensibilizzazione, un'apertura verso per il credito. Perché in questo momento io posso rappresentare che una buona parte delle imprese che noi rappresentiamo non hanno grossi problemi dal punto di vista lavorativo, perché il 110% e l'edilizia e tutto ciò che traina l'edilizia sta creando effettivamente una grande euforia, e credo che questa euforia andrà avanti ancora per il prossimo 2022-2023. Credo che in questo momento ci sia una necessità chiaramente di apertura del credito, e anche noi, credo, sono sicuro, come associazione lo stiamo facendo, perché stiamo cercando di dare alternative, ma soprattutto noi in questo momento stiamo puntando molto su webinar, per cui su formazione per le imprese.